A Donata D'Annunzio Lombardi, soprano abruzzese dalla voce che incanta, già conosciuta dal pubblico di Torre del Lago per essere stata interprete di opere pucciniane, è stato assegnato domenica pomeriggio, in un affollato auditorium Caruso, il prestigioso premio Puccini 2019, giunto alla 48esima edizione. Il riconoscimento, consegnato alla bella e brava cantante dal sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro e dalla presidente della fondazione Maria Laura Simonetti, è destinato ogni anno alla migliore voce femminile della scena lirica. Stamattina per i Puccini Day c'erano code ai nostri botteghini e questo ci fa da grande incoraggiamento, perché anche qua nel territorio di Puccini si vede un fervore di riavvicinamento o di avvicinamento al maestro. Il premio è una statuetta dorata che riproduce l'immagine immediatamente riconoscibile del grande maestro. Il premio Puccini fu assegnato per la prima volta nel 1971 al soprano Rosetta Pampanini, cui hanno fatto seguito negli anni successivi cantanti come la Tebaldi, la Callas, alla memoria, Raina Cavaibanska, la Gheorghiu, Katia Ricciarelli. L'edizione 2019, l'ultima, ha premiato, come detto, l'artista abruzzese Donata Lombardi, una delle più valide incarnazioni delle eroine pucciniane. È stata Musetta per oltre 150 volte, poi Liu nella Turandot, Mimì, Butterfly, Suor Angelica e Tosca. Grazie, devo dire, al maestro Lori Masel. Mi disse: lasci stare questo repertorio, faccia il lirico, perché lei, io sento che lei può fare questo repertorio. E fu invitata, e non dimenticherò mai una certa telefonata che mi disse: voi proviamo a debuttare la Liu. E la sera sul palcoscenico, io vi giuro, vidi accese le luci della camera da letto della casa di Giacomo Puccini. Allora, incredula, dissi: ma vedete anche voi quello che vedo io? E c'erano tutti i miei colleghi, dissero: sì, ma evidentemente stanno facendo dei lavori, eccetera. E poi la signora Simonetta Puccini mi disse il giorno dopo: impossibile, Donata, perché non c'è neanche l'elettricità al piano superiore. Ecco, queste cose, non lo so, ancora non riesco a sciogliere l'enigma, però fanno parte dei paradisi dell'Empireo e di tutto il resto di cui ha parlato.